passa dietro, così vai. Vai. Ci sono anch'io di tutti i colori. Prego. Allora, sì. Ciao. Ciao, Gabriele, piacere. Danilo, ciao. Benvenuto a bordo. Grazie. Ci siamo visti forse un anno fa ad Arese. Sì, ad Arese. Ecco. Mi ricordo anch'io. Allora. Iniziamo l'album. Allora, se ti vuoi regolare, c'è la regolazione elettrica alla tua sinistra. Devo andare indietro. Però quello orizzontale, ce ne dovrebbe essere uno orizzontale. Vuoi una mano? Sì, grazie. Opla. Le cose elettriche non fanno formare. Dimmi quando basta. Ancora? Sì, ci siamo. Perfetto. Così sono. Il casco, le nostre scatole, ma bisogna. Perché altro non studiano i poggi a destra per il casco, stai sempre così. Certo. Il problema vero infatti è proprio quello. Allora, cambio automatico della cavi. Perfetto. Vediamo se partono loro. State partendo? No, fanno finta. Vai, perfetto. Perfetto. Di dove sei, Gabriella? Trieste. Trieste. Quindi anche tu sei fatto una bella traversata. Sì, ci siamo fatti un po' di chilometri, ma li facciamo sempre con piacere. Eh beh, sono sempre emozioni, no? Già. Poi venire a Palocco qua con queste auto non se le puoi lasciare perdere. Palocco poi di per sé è quello che possiamo definire il tempio in Italia, no? Mm-hmm. Infatti peccato che l'hanno fatto dalla parte sbagliata d'Italia. Diciamo che se l'avessero fatta al centro sarebbe un pochino più centrale, sì. Ma quella volta dovevano farlo in quel paese in maniera che nessuno lì. Vediamo. A sinistra. Mi fa un certo occhio che le palette restano ferme. Rallentiamo un pochino. Vuoi manuale? Ma lasciamo intanto quelle palette, per tanto un giro solo non è che vado a fare grandi, casomai se vedo che ho bisogno. Vai, come preferisci. Che l'ho passato talmente tanto tempo fa che neanche mi ricordo come gira. Ok, avevi girato qui? Trina? Avevamo fatto con le nostre Alfa un raduno del Rear. Ah, bello. Tu che fai? Un po' di tutte. Nel senso, dalle vecchiette alla 4C. Ah, vecchiette, dimmi un po' che hai. È un Alfa Sud Sprint del 78 che l'ho fatta, la sto preparando per andare in gara. Un po' di GTV6 2005, bello. Robetta, sì, importante. C'è un po' di giocato. E con l'Alfa Sud che gare vuoi fare? Ma adesso vediamo, perché la userò un po' per far intanto track day, per capire come sta roba gira, perché è un po' una via di mezzo, quindi non. Cioè è un Alfa Sud perché mi serviva un'auto che pesasse poco. Certo. E però a livello di, come si dice, di telaio è rimasto Alfa Sud, ma di sospensione tutto un 33. Ah, ok. Ci vuoi fare qualche campionato? Vediamo come va, perché l'idea è tanto un po' di fare un po' di esercizio in favore di, e poi se riusciamo a fare un campionato dove pensare al rollover e tutto. Certo, quello sicuramente. Perché adesso non ho fatto un rollover per non perdere l'emulazione stradale. Impostazione, quindi secondo me qualche gara in pista te la puoi permettere piano piano con la giusta grinta di esperienza, secondo me. Grazie. Ce n'hai di spazio per migliorare e per divertirti. Trina? Non troppo. Non sono abituata.
Ha questo sistema frenante fichissimo. Ok, qui c'è il rampino. Frena, lunghi. Oh, molto lunghi, però lei è brava. Però lei ci aiuta, eh? Giriamo a sinistra. Sì. Sì, sulle stesse pedali? Sì, hanno parcheggiato male loro. Ah, ok. Sono sulla via di vigilanza. Sinistra. E ci fermiamo qui dove sono queste persone. Qui. Ferma qua. Perfetto. Ok. Parking. Grazie. A te, alla prossima volta. Alla prossima. Aspetti qui, ti do la scheda, mi lasci il nome.